EA Sports. It's in the game. Le sensazioni, beh, buone, insomma, si gioca una partita importante, però insomma abbiamo lavorato e vediamo di fare del nostro meglio. Torneo che va avanti, squadre c'è in campo per la quarta giornata della fase a gironi, si attende solo il fischio d'inizio del direttore di gara. Punti importanti in palio oggi per il passaggio al prossimo turno. Speriamo di assistere a un match giocato comunque a viso aperto da entrambe le squadre, anche se la posta in gioco è alta. Siamo pronti a vivere le emozioni degli azzurri, il match di oggi vede opposte Italia e Inghilterra. Hanno ottenuto un risultato positivo nell'ultima trasferta, finita in parità. Non è stata la loro prestazione migliore, come testimonia il risultato di 0-0, ma un punto è pur sempre meglio di niente. Prevedo un altro pareggio. L'Olimpico sorge nella splendida cornice del Foro Italico con la collina di Monte Mario e il Tevere che danno il nome alle due tribune principali dello stadio. Dopo aver girato in lungo e in largo, è bello ogni tanto tornare a casa con una cornice di pubblico come questa, poi lo è ancora di più. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Hanno deciso di schierarsi in campo col 4-5-1, ma con ispirazione offensiva, e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. Questo è l'11 della squadra ospite. Hanno scelto di partire con un classico 5-3-2, immagino per non sbilanciarsi troppo in avanti, almeno all'inizio. Può darsi che il tecnico abbia preparato una partita di attesa, come dimostrerebbe la scelta dei 5 difensori, per poi sfruttare le eventuali ripartenze. Staremo a vedere. C'è la curiosità, Stefano, della maglia azzurra. Insomma, il colore, questo colore azzurro si deve a quello dello stendardo della Casa Reale di Savoia. Fu indossata per la prima volta nell'amichevole giocata il 6 gennaio, giorno della Befana del 1911 contro l'Ungheria. E da allora è rimasta più o meno invariata, almeno nei colori. Non a caso i giocatori della nostra nazionale sono conosciuti in tutto il mondo come gli azzurri. Occhio al corner, Rugani! Che parata! Ci sono metri qui per gli inglesi. Crossa verso il centro. Occhio al tocco interessante. Ha dimostrato i suoi limiti nel gioco aereo, almeno in questa occasione. Deve averla colpita male, credo. Non si spiega altrimenti come la palla abbia preso una traiettoria strana e sia terminata largamente sul fondo. Attenzione, Immobile, lanciato. Pallone fuori di poco. Ha riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore. Difficile fare meglio. Rashford può colpire da lì. Attenzione, Immobile, lanciato. Ci viene riproposta la parata di pochi istanti fa con cui Hart ha evitato un gol sicuro.
L'arbitro manda tutti negli spogliatoi, finisce 0-0 il primo tempo. Stefano, un giudizio sulla prestazione di Alli dopo i primi 45 minuti. Prestazione mediocre fin qui la sua, deve fare qualcosa di più se vuole impensierire la retroguardia avversaria e dare una mano alla sua squadra. Secondo tempo di questa quarta giornata della fase a gironi che è appena iniziato. Florenzi cerca il secondo palo, a un passo dal gol qui l'attaccante, conclusione di testa che trova i legni. Gesto tecnico vanificato dalla sfortuna che ha impedito al pallone di insaccarsi. Rashford ha sui piedi il pallone del vantaggio, poteva aprire le marcature qui ma ha graziato il portiere. Non è stata una conclusione all'altezza, poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Occhio a Kane, attenzione a Harry Kane, efficace qui il portiere. Cross verso il centro, Cahill! Da rivedere tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Ecco Zappacosta, è in posizione da cross, il tocco dentro, respinta sicura del portiere. Ci sono metri qui per gli inglesi, occhio a traversone. C'è il gol che vale il vantaggio a poco dalla fine. I tifosi sono in delirio, ancora pochi istanti e potranno festeggiare un'importantissima vittoria. Pallone che si è insaccato e il portiere non ha potuto nulla. Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia. Ah, che delizia, che raffinatezza, che spettacolo. Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro. È stato un gioco da ragazzi mettere il pallone oltre il portiere avversario. Dici bene, Pier, questa rete è di sicuro il frutto di qualche lunga sessione d'allenamento. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Sconfitta che brucia molto, è arrivata al termine di un match sostanzialmente equilibrato. Meritavano forse qualcosa in più. Le due squadre hanno giocato alla pari per larghi tratti dell'incontro. Questa sconfitta non ridimensiona affatto la loro prestazione di oggi. Dobbiamo cercare di far gol quando capitano le occasioni e pensare un po' di più a volte sul campo, perché sono dei momenti della partita in cui la palla va tenuta, ci sono altri momenti in cui bisogna attaccare, essere più aggressivi e sicuramente adesso è un momento un po' così, però probabilmente dobbiamo ritrovare un po' di equilibrio, sicuramente abbiamo sbagliato noi e abbiamo perso punti, a volte le cose vanno bene, a volte vanno male, dobbiamo fare un po' più di attenzione.